Buongiorno ragazzi e benvenuti in questa nuova, in questo nuovo video, benvenuti nella prima uscita ufficiale stagionale della Juventus. Ufficiale in realtà no, perché ufficiale non era, era un'amichevole, però ero molto curioso di vederla. Se vi va, ovviamente vi invito a scaricare OneFootball, che la metto qui alla mia sinistra, vi lascio il link in descrizione, che mi aiuterà nella buona riuscita di questo video. Quindi praticamente fate clic, scaricate OneFootball, trovate direttamente il link in descrizione. E oggi mi sono visto la Juventus. Juventus che affrontava il Novara, Juventus che ha vinto agevolmente, ma credo che ci fossero veramente pochi dubbi sul fatto che la Juventus quest'oggi battesse il Novara. Però al di là del risultato in sé, quello che mi interessava maggiormente, che quindi sono andato ad analizzare anche grazie a OneFootball, ve lo ricordo, è appunto il modo di giocare di Pirlo. Questo mi incuriosiva sostanzialmente, mi incuriosiva vedere la Juventus con Pirlo in panchina, mi incuriosiva vedere la Juventus come si sarebbe schierata, come si sarebbe messa in campo appunto col cambio di allenatore, con il cambio di modulo. Ieri ho visto, non so se avete visto anche voi, qualche video delle varie classifiche che sono uscite. Abbiamo fatto tutta YouTube Italia Calcio, le classifiche stagionali, pronostico della Serie A, e ho visto che molti hanno messo la Juventus prima, giustamente dopo 9 scudetti, ma molti altri hanno messo magari l'Inter prima e la Juventus seconda. Questa scelta ovviamente deriva dal fatto che la Juventus ha fatto un cambio epocale in panchina, ha dato la responsabilità ad un novellino, ad un allenatore che non ha mai allenato prima, e quindi diciamo che il cambio potrebbe farsi sentire. Ora, quando parlo di cambio, dico che il cambio potrebbe farsi sentire, faccio riferimento ad uno stile di gioco che noi non conoscevamo. Oggi l'abbiamo visto. Lo vediamo anche se poi effettivamente Dybala, che era in panchina, che non poteva giocare perché è ancora in ritardo di condizione per il problema muscolare, dovremo vedere come si integrerà, perché oggi vi posso dire come ha giocato Pirlo, questo ve lo posso dire, però non vi posso dire come giocherà con Dybala, perché con Dybala potrebbe cambiare tutto. E poi bisognerà capire anche se Pirlo starà facendo le prove per il campionato, starà facendo una sorta di pretattica, non avendo mai allenato a grandi livelli. Tu puoi nascondere tranquillamente il tuo stile di gioco e poi metterlo in campo alla prima giornata, a tuo rischio e pericolo, perché così facendolo provi solamente in allenamento e poi in amichevole cambi modulo. Però potrebbe essere una sorta di pretattica, ti presenti con uno specifico modulo in determinate amichevoli e poi invece all'improvviso in campionato cambi totalmente modulo. Oggi come ha giocato la Juventus? Oggi ha giocato con il 3-5-2. C'era Kulusevski davanti, che faceva coppia con Cristiano Ronaldo, quindi non un attaccante di peso, non nel senso a livello di star power, ma parlo a livello di attaccante centrale come poteva essere un Gonzalo Higuaín, a parte che anche con Dybala l'attaccante di peso perde un po' di significato. Ecco, giocavano Ronaldo e Kulusevski. Kulusevski mi convince, Kulusevski che gioca molto molto bene. Dietro Kulusevski e dietro Ronaldo ovviamente c'è Aaron Ramsey, e qua si entra un po' nell'ottica di il calcio è un gioco molto semplice. Ne parlavamo ieri, non so se avete visto il post partita della Roma con il mio amico, tra l'altro se vi va ve lo riporto sul canale, se vi va addirittura fatemelo sapere qua sotto, vi porto il suo pronostico della classifica, l'amico Lamentone, vi porto il suo pronostico della classifica di Serie A, quindi fatemelo sapere se vi interessa, insomma, che ho visto che ieri eravate molto attratti dalle sue parole, quindi se vi va, insomma, ve lo riporto, magari sul secondo canale. Vi stavo dicendo, si parlava ieri del fatto che il calcio fosse una scienza semplice, un gioco molto semplice. Se quel giocatore sa fare quel modulo, cioè sa fare quel ruolo, gioca bene lì. Ecco, secondo me non è propriamente così, perché magari se fosse così sarebbero tutti bravi, perché quello sa fare quello, quello sa fare quell'altro, e gli allenatori sarebbero tutti di pari livello. Non è assolutamente così. Però è anche vero che Aaron Ramsey, e questo lo dico da 3 anni, all'Arsenal, quando giocava dietro le punte, faceva la differenza. Ok, e oggi va bene che era contro il Novara, ma io un Aaron Ramsey con un piglio così offensivo, un Aaron Ramsey così pronto, con i riflessi così alti, sinceramente in maglia bianconera non l'ho mai visto. Ma sapete perché? Perché oggi ha fatto quello che gli piace fare, quello che sa fare, dialogare con gli attaccanti e inserirsi. Gioca Ronaldo quindi con CR7 e l'1-0 lo fa Cristiano Ronaldo dopo un ottimo scambio. Sì, gioca Ronaldo, cioè, gioca Ronaldo con Kulusevski, e il primo gol lo fa Cristiano Ronaldo grazie a dopo un grande scambio con Kulusevski. Credo che questa possa essere una coppia vincente. Ovviamente manca Dybala. Però delle volte quando appunto se proprio Pirlo vorrà giocare con il 3-5-2, che è un 3-4-1-2, ecco, se vorrà far giocare davanti Dybala e Ronaldo, potrebbe anche farlo, cioè secondo me sarebbe un ragionamento intelligente, perché dice: se arriva Suarez ho fatto il colpaccio, se non arriva Suarez non andare a prendere un Milik, mi tengo Ronaldo e Dybala davanti, in panchina mi tengo Kulusevski e io sto a posto così. Nel senso, la Juventus secondo me è messa piuttosto bene, parliamoci chiaro, c'è una bella squadra, in attacco i giocatori ce li ha, c'ha tantissime ali e tantissimi centravanti. Dovrà cercare il centravanti se giocherà con il 3-4-3, con il 4-3-3, con il 4-2-3-1, quello assolutamente sì, perché poi le ali si andrebbero a dividere sulle due fasce e poi il centravanti gli serve. Però se si gioca con il 3-4-1-2,
con davanti Kulusevski, Ronaldo o Dybala, ecco, questo potrebbe funzionare. Non capisco perché il Novara gioca a coprire gli spazi, e so cosa mi direte voi: vabbè sì, ma se il Novara non gioca a coprire gli spazi ne prende 8, va bene, ma io da allenatore del Novara avrei preferito di gran lunga prenderne 8, ma cercare di mostrare il mio gioco, ma non perché io debba mostrare qualcosa alla Juventus. Sostanzialmente sti cazzi, io penso al mio campionato, tu pensa al tuo. Quello che però dico è che io devo prepararmi al mio campionato, e per prepararmi al mio campionato a cosa deve fare il catenaccio, chiudere, coprire gli spazi? Sostanzialmente il Novara ci ha avuto un'occasione all'inizio e poi si è messa a pecorina perché non è più riuscito a fare nulla. Ora scusate la volgarità, però avete capito quello che intendessi dire. Ecco, dall'altra parte vi dico che io mi aspettavo che il Novara, ma così come mi aspetto dalle squadre che devono preparare il campionato, me l'aspetto, per dire, ecco, il Cagliari ovviamente è una squadra di un altro livello, quindi ieri con la Roma ha giocato a viso aperto, però me l'aspetto ad esempio con la San Benedettese. Con Roma San Benedettese voi direte il livello è diverso, nel senso Roma San Benedettese, la San Benedettese deve coprirsi per non prendere tanti gol, ma chi se ne frega, non stai facendo la Coppa Italia, che devi fare il catenaccio e sperare che si va ai rigori. Anche se oggi il Novara avesse fatto 0-0, sostanzialmente cosa che sarebbe cambiato? Niente, ok? Magari un po' d'autostima in più, magari avrebbe fatto un po' parlare ai giornali, ma comunque avrebbero detto falsa partenza per Pirlo, debutto di Pirlo, però il Novara se lo sarebbero cagato in pochi. Io avrei provato a fare il mio gioco per provare a capire come giocherò, come giocheremo Novara nel prossimo campionato. Invece hai fatto semplicemente un catenaccio a coprire gli spazi, secondo me, diciamo, ti serve veramente a poco. Abbiamo visto Luca Pellegrini, che credo che diventerà comunque una valida pedina nell'arsenale di Pirlo, anche se comunque suppongo che sulla sinistra verrà confermato Alexandro, però diciamo rispetto a quelli che abbiamo visto quest'anno tra Danilo, tra Quadrado, cioè Danilo Quadrado giocava a destra e giocherà a destra, però Danilo adattato, decisivo adattato, credo che verrà invece tenuto Luca Pellegrini e verrà responsabilizzato lì su quella fascia. Che vedevo di? Vedevo di Ramsey fa il 2-0 in incursione, come avevo anticipato poco fa, fa un 2-0 ottimo in incursione, tra l'altro che pallina gli ha dato Douglas Costa, che pallina che gli ha dato Douglas Costa. Douglas è un altro che, a mio modo di vedere, vive con un punto interrogativo sulla testa, anzi sulle gambe in realtà, perché Douglas Costa è uno che, se non si rompe, è tra le migliori ali del mondo. Io continuo a ripetere questa cosa: se dovessi fare una classifica delle migliori ali del mondo, Douglas Costa è sempre in top 10. Il problema è che è sempre rotto. Se non fosse sempre rotto, probabilmente sarebbe in top 10 e varrebbe 80-90 milioni. Oggi se lo vendi, ad esempio, ci fai 40-35 milioni, perché è un giocatore che uno la fa e 5 l'esalta, ovviamente non lo vuole nessuno. Ha segnato anche Piazza, tra l'altro, in ribattuta. Battuta, però gol meritato, ci stava provando da diverso tempo, cercava di buttarla dentro, non ci riusciva. È una Juventus che, per come abbiamo visto, quindi giocherà con i tre centrali, si ritorna quindi ufficialmente alla difesa 3. Non lo so, probabilmente si ritornerà alla difesa 3, ma è giusta come cosa, perché Bonucci e Chiellini la sanno fare. De Ligt si imparerà, ma lasciare fuori uno tra Bonucci, Chiellini e De Ligt e due tra Bonucci, Chiellini, De Ligt e Demiral, insomma, era un mezzo scempio. Quindi la difesa 3 secondo me era abbastanza palese. Probabilmente giocheranno Bonucci, Chiellini, De Ligt in panchina, Demiral e Rugani. Credo che questo sia il comparto difensivo della Juventus. Quindi poi sulle due fasce, a sinistra giocherà Alexandro, che è brasiliano e ci avrà tutta fascia, o Luca Pellegrini, che lo sa fare, l'ha fatto a Cagliari, eccetera. A destra invece probabilmente giocherà Cuadrado, e quello è il suo ruolo, tutta fascia, bam, stessa storia di Alexandro. Bisognerà capire chi difenderà dei due, probabilmente Alexandro, però entrambi sono prettamente offensivi. Quindi 3-5-2 con a centrocampo probabilmente in questo momento giocherebbero Bentancur e Rabiot, penso. No, Bentancur, scusate, Arthur, non Rabiot, Bentancur e Arthur. E poi Ramsey dietro le punte, che saranno Dybala e Ronaldo, con Kulusevski pronte a inserirsi. Insomma, la formazione poi sarà da vedere. Fatemi sapere la vostra, che vi è sembrato di questa prima uscita della Juventus contro il Novara. Iscrivetevi al canale, ditemi secondo voi dove arriverà la Juventus di Pirlo. Vi ringrazio per aver visto questo video, tantissimo c'è qui sotto. Fatemi sapere se stasera volete il post partita del Napoli, però tocca pagare 10 euro per vedere Napoli Sporting. Mo ce penso, fatemelo sapere. Buon shalala alla come sempre, ci vediamo al prossimo video, ciao raga.